bocce sono, come sempre quando le situazioni sono tutte. Quindi a oggi lei non sa dirmi cosa voteranno i sei radicali? No, io so benissimo, nell'alibi che io per votare Berlinguer ho bisogno di votare però contro Andreotti. Io le ho fatto una domanda. Sti coglioni, parli lei con gli altri. Fantastico. Io le ho risposto e lei la mi mia non storia è una risposta. Non è una risposta, voteranno sulla fiducia o si asterranno? Il diritto. Voteranno la fiducia o si asterranno? È una domanda facile, può rispondere, non è difficile. Per lei certo, è un irresponsabile presuntuoso, quindi cosa vuole? Un giornalista che insulta i giornalisti, bravo. È un giornalista, già perché è scritto che sei giornalista? Chiesto, no, perché lavoro in un giornale. Lavoro in un giornale, sì. Lei scusi, non mi ha risposto, i sei cosa faranno? Io ho risposto come credo di potere e dovere rispondere. Quindi non mi ha risposto. Quindi lei registra la mia risposta. Non mente come il giornalismo italiano che dice non ha risposto se uno non dà la risposta che lei aspetta. No, io le ho chiesto se lei mi sa dire come voteranno i sei alla Camera. Le ho detto lo decideremo sempre, come sempre a bocce ferme. Quando lo dici? Cosa vuol dire a bocce ferme? A bocce ferme significa nel momento in cui si vota. Nel momento in cui... Oh, finalmente. E siamo persone serie. Quindi il 14, dice, il 13? No, noi il 14, uno, il... sono sei ore di differenza. Sì. Quindi è subito prima. Grazie, è stato molto gentile. Non subito prima. Durante addirittura, perché durante. Sono sei, c'è quello alfabetico. A seconda di quello che succede al Senato voterete alla Camera? Lo sto chiedendo, sì, lei mi continua a insultare, ma io le faccio delle domande. No, siccome lei... Va bene. Aria. Se ogni volta non mi ha risposto. Aria.